cari telespettatori di Rossini TV, è con grande piacere che oggi mi trovo a Pesaro presso il Cinema Teatro Astra e sono qui per il primo evento TED a Pesaro, per la precisione TEDx Pantano. Molti di voi sicuramente conoscono già TED o ne hanno sentito parlare. TED non è altro che un'organizzazione che promuove delle idee innovative, stimolanti in tantissimi campi, con quindi svariati argomenti dalla tecnologia, informatica, cultura, moda, design e davvero tanto altro ancora. E lo fa attraverso appunto dei talk, degli incontri periodici, delle conferenze. Quello di questa sera qui a Pesaro è il primo evento live dal vivo di TED, TEDx Pantano. Vi dico soltanto 10 relatori, 10 argomenti, 18 minuti ciascuno per promuovere la loro idea e un titolo in comune, i limiti. Venite con me al primo TEDx Pantano, TEDx di Pesaro. Ovviamente un grande amico e collega di Rossini TV, Paolo Pagnini. Allora Paolo, questa sera però sei un po' l'organizzatore, quasi organizzatore di questo TEDx Pesaro. Raccontaci un po' che cos'è TED, che cos'è questo format? Allora, innanzitutto co-organizzatore, mettiamo proprio tutte le cose in chiaro perché siamo in due comunque a essere titolari di questa licenza internazionale, che è la licenza che è stata appunto accordata da un network mondiale che si chiama TED e che esiste negli Stati Uniti da 40 anni. E da una decina d'anni, forse qualcosa in più, ci è stata data la possibilità di realizzare degli eventi indipendenti nelle varie nazioni del mondo. Noi abbiamo recentissimamente colto l'occasione al volo e abbiamo pensato di portarlo a Pesaro, per cui a tutti gli effetti è portare a Pesaro una iniziativa nota a livello planetario. Perfetto, e come mai poi l'avete chiamata TEDx Pantano? Questa è la curiosità, lo so, ce lo chiedono tutti. Allora, perché l'abbiamo chiamata TEDx Pantano? Perché in realtà questo tipo di licenza che noi abbiamo, questa licenza base, non permette l'utilizzo il primo anno del nome della città. Gli americani, come li chiamo io, che sono poi quelli che organizzano e che danno le guideline, hanno chiesto alcune indicazioni di nomi tra cui scegliere. Noi ne abbiamo date diverse, c'era anche Rossini, ce n'erano diverse suggestive. E poi alla fine ho messo anche Pantano, è il mio quartiere, il quartiere di mio padre, insomma l'ho messo così, riempitivo. C'era uno spazio mancava ed è successo che agli americani è piaciuto, evidentemente, chissà cosa avranno pensato di questo Pantano, per cui diciamo che ufficialmente è perché è il mio quartiere, è il quartiere dove sono cresciuto, è uno dei quartieri più importanti della città. Nella realtà dei fatti deve essere piaciuto agli americani, che forse non hanno capito neanche che cos'era. Chi si esibiranno questa sera su questo palco, Paolo? Sono 10 relatori che noi abbiamo scelto con molta attenzione dal punto di vista sia della qualità di quello che propongono, cioè dei concetti, dei temi che trattano, ma anche della qualità di come propongono, perché naturalmente il TED ha un input molto forte legato al tempo. Sin dall'inizio, sin dagli esordi, un TED Talk non può durare più di 18 minuti. C'è una leggenda su questo. In realtà chi ha ideato questo formato ha pensato che se Martin Luther King era riuscito a cambiare il mondo in 17 minuti e 52, tanto dura il suo discorso più celebre, in 18 minuti si poteva fare. E allora l'idea di fondo è questa. Nei 18 minuti bisogna essere bravi, perché per riuscire a trasmettere quello che si vuol dire, si vuol raccontare in 18 minuti, senza esagerare, senza aggiungere niente di troppo, ma senza lasciare niente di non detto, bisogna essere bravi ed efficaci. Quindi 18 minuti, 10 relatori ed un tema in comune, qual è quello di questa sera? Allora, il tema in realtà è un titolo, perché questa è un'altra delle caratteristiche di TED. Non viene dato un tema, altrimenti diventano serate monotematiche. Viene dato un titolo attorno al quale, sulla base delle caratteristiche e delle peculiarità di ogni relatore, di ogni speaker, viene costruita la narrazione. Il titolo del TEDx Pantano di quest'anno è Limiti. E chiaramente limiti vuol dire tutto, perché vuol dire superarli, vuol dire assecondarli, vuol dire subirli o forse vuol dire oltrepassarli. Vedremo cosa ci raccontano i relatori su questo punto fermo, cosa diranno per dire la loro sui limiti. Allora Christian, Paolo si è presentato come co-organizzatore, quindi a questo punto sei tu l'organizzatore, esatto, l'organizzatore ufficiale di questo primo TEDx Pesaro, TEDx Pantano. Allora raccontaci un po' quando nasce questa idea. Allora, questa idea realmente nasce tanti anni fa,
quando navigando, diciamo, mi sono imbattuto in uno di quegli speech del TED, del TEDx, e sono entrato in quel vortice che sono appunto i TEDx Talks, che si trovano appunto sul canale ufficiale di YouTube e del TED. Da lì nasce l'idea del dobbiamo farlo, perché è una cosa molto interessante, e chi ama il TED, con la sala piena, so che sono tanti ad amarlo, capisce, sa di cosa sto parlando. Quindi è iniziata con questa idea, poi comunque le cose vanno costruite, ci vuole tanto impegno, ci vuole un bel team, un bello staff, e dopo anni, in un anno probabilmente il migliore per fare un progetto del genere per Pesaro, siamo riusciti a realizzare questa cosa. Avere il primo TEDx a Pesaro è una cosa che ci rende proprio orgogliosi, siamo molto felici di questa cosa, e vedere il risultato che abbiamo ottenuto, cioè, quantomeno per la risposta che il pubblico ci ha dato, la grande richiesta dei biglietti anche dopo averli venduti, il continuo interesse delle aziende che ci hanno sostenuto, perché tutto questo, ricordiamoci, che è senza scopo di lucro. Noi facciamo pagare un biglietto d'ingresso, ma serve semplicemente a sostenerci, a creare questa cosa, e quel contributo che chiediamo alla persona che acquista il biglietto è una piccola parte, è un 20%. Tutto il resto è un contributo che le aziende danno per sostenere un'attività culturale come questa, che è una cosa divulgativa, una cosa molto interessante, e quindi noi abbiamo piacere di contribuire alla città portando questo tipo di eventi, e siamo orgogliosi appunto di avere aziende come quelle main sponsor, tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto, ci hanno aiutato a creare questa cosa. Quindi avere partner del genere sono molto molto interessanti. Non ci fermeremo qui, l'associazione si chiama Spazio Rosso, è stata creata proprio appositamente per iniziare questa avventura, è il primo tassello di speriamo un lungo percorso, di una serie di TED che si andranno a replicare negli anni, e anche altri eventi paralleli, similari o alternativi, comunque sempre a scopo divulgativo. Diciamo che l'oggetto è sempre quello. Paolo anticipava di una licenza per poter realizzare effettivamente TEDx qui a Pesaro. Com'è stato il lavoro? Non è stato semplicissimo, perché le regole TED della casa madre, diciamo così, sono molto rigide per riuscire a ottenere una licenza del genere, quindi essere riusciti a ottenere questo tipo di licenza è una cosa che appunto ci rende orgogliosi. Ovviamente si presenta una sorta di uno statuto, qualcosa di concreto, e poi è il TED madre che decide se siamo in grado o non in grado di riuscire a fare questa cosa. È circa un anno che riusciamo, che stiamo lavorando per ottenere questa cosa, e avercela fatta quindi già è un buon segno di aver costruito qualcosa di valido, quindi l'evento che stiamo creando è qualcosa di valido. Siamo molto felici di questo momento che si è creato, che viene ospitato per la prima volta nella nostra città, perché è sempre un'occasione molto stimolante quella di ascoltare incontri, interventi, proposte, mettere in dialogo, e ognuno alla fine esce arricchito da quelle che sono le proposte, da quelle che sono le idee, e soprattutto ogni idea, anche di orizzonti diversi, porta e scatena sempre altri ragionamenti. E questo di cui abbiamo bisogno nelle città, nelle comunità in cui queste riflessioni avvengono, e soprattutto quando poi uno si riporta a casa, nelle proprie professioni, nelle proprie ricerche di professioni, uno spunto acquisito in una dimensione collettiva sicuramente sarà l'idea che andrà più lontano. Quindi insomma, molto felici di questo appuntamento, augurandoci che ce ne possano essere tante altre edizioni. Sì, un'opportunità per me straordinaria di provare a lasciare una piccola impronta positiva su questo mondo, cercando di non raccontare nulla ma di far vivere qualcosa alle persone che saranno sedute in sala. Intanto ti direi che questa sera aggiungo un altro limite, ho il limite dell'ansia, perché effettivamente questo contenitore, che è un po' particolare, mi sta facendo pensare a che registro usare. Generalmente o mi rivolgo agli studenti, agli insegnanti, ai politici se sono in sede istituzionale, e qui siamo a una via di mezzo tra il
teatro e il seminario, per cui non so bene, perché poi vivo anche il mondo del teatro, quindi devo trovare una via di mezzo, una congruenza tra questi due mondi differenti. Parlerò di democrazia, di inclusione, di sviluppo umano e di disabilità. In realtà io parlo di una cosa vecchia come il mondo, cioè il teatro, e faccio un parallelo tra il teatro e la nostra vita quotidiana. Quindi cosa ho imparato? 5 cose che ho imparato in questi miei 24 anni di teatro, perché sono 24, nonostante la mia giovane età, una volta almeno, e che quindi porterò sul palco queste cose, cercando di far capire agli spettatori, a chi interverrà questa sera, appunto, che questi due mondi, cioè la nostra vita quotidiana e il teatro, in realtà non sono così distanti, perché ci sono cose che si somigliano molto, aspetti che si somigliano molto, vedrete. Gabriele, la tua idea di questa sera? Oh, chissà, se fosse davvero così. Questa sera parlerò di bambù come materiale da costruzione, quindi applicato all'ingegneria civile. Io parlo di scrittura creativa e di come superare i limiti per scrivere cose anomale e originali. Beh, intanto è un'emozione, perché io sono romano di nascita ma pesarese di adozione da tantissimi anni, quindi per me, insomma, il TEDx è una formula che riunisce gli Stati Uniti, Roma e Pesaro in questo caso, e quindi sono particolarmente emozionato e felice di essere qui. Il mio argomento è il limite che se separa, ma al tempo stesso fa anche incontrare, l'intelligenza umana e l'intelligenza artificiale, con l'intenzione di cercare delle maniere affinché l'intelligenza artificiale sia produttiva e non distruttiva per l'umano. Il limite che racconterò è l'origine dell'universo, riuscire a vedere l'origine dell'universo, che sembra una cosa folle, ma in realtà cercherò di spiegarvi perché questo è possibile. Il mio argomento è ovviamente come superare i limiti nella vita. Io ho avuto una vita abbastanza complicata, interessante, che è iniziata con abusi in famiglia quando ero bambina, e poi mi sono fatta varie guerre, ho subito un sacco di attentati, e anziché cedere, anziché lasciare andare, anziché demoralizzarmi, ho deciso di capitalizzare sulle difficoltà e non solo superarle, ma usarle come un trampolino per fare altro nella vita, per cui questo è un po' il mio messaggio, non lasciamoci demoralizzare dalle difficoltà, e certo superiamole, ma magari possiamo anche fare di più che non solo superarle. Allora, questa sera racconterò delle storie molto edificanti di persone famose che hanno superato i loro limiti, e poi racconterò anche qualcosa di me, perché anch'io ho superato con impegno e costanza alcuni limiti nella mia vita. Allora Patrizia, raccontaci di questo primo TEDx qui a Pesaro, TEDx Pantano per la precisione. Sì, il TEDx Pantano ci ha coinvolti in questa sponsorizzazione e noi siamo super orgogliosi di poter partecipare e di contribuire a questo evento. TEDx è del resto una garanzia di qualità, e infatti abbiamo relatori questa sera che sicuramente hanno una fama internazionale, e quindi siamo curiosissimi di ascoltarli, e ovviamente abbiamo accettato di buon grado immediatamente questa possibilità di partecipare come prima volta su Pesaro, e siamo effettivamente molto orgogliosi. Ma dunque, direi che abbiamo aderito a questo evento con un certo piacere, perché siamo una società che in fondo sa esplorare, sa affrontare i propri limiti e prova sempre, diciamo, a superarli. Quindi la nostra aspettativa è quella di ricevere anche dei contributi, delle sensazioni, per poter effettivamente noi stessi essere più capaci ad affrontare gli scenari complessi che viviamo in Italia e nel mondo. Quando abbiamo saputo che il TED veniva a Pesaro, siccome comunque negli anni lo seguo e ho visto qualche video e mi sono appassionato, ho preso informazione per poter supportare la cosa, e quindi poi dopo siamo riusciti appunto
a dare un concreto supporto a questa cosa. Abbiamo deciso di ospitare la conferenza stampa qua perché ci sembrava una cosa diversa e soprattutto anche perché oggi come oggi il discorso culinario, gastronomico fa pienamente parte della cultura di una città, di una regione e di una popolazione. E soprattutto negli ultimi anni, ma da una cinquantina d'anni, la pizza Rossini, che noi in questo momento cerchiamo di rappresentare nel migliore dei modi, fa parte della cultura gastronomica pesarese, insieme ad altri piatti. Alcuni ne facciamo anche noi, altri no, però sulla pizza Rossini ci sembrava giusto rendergli onore e farla poi assaggiare nel dopo spettacolo alle persone che hanno appunto parlato al TED. Allora Silvia, tu che sei la conduttrice di questa bellissima serata e di questo bellissimo evento, che cosa ne pensi di questo primo TEDx? Ah, questo primo TEDx è veramente... Penso che per Pesaro sia una rivoluzione, non eravamo abituati a dei public speaking del genere, quindi credo proprio che sia arrivato anche nel momento giusto, proprio perché quest'anno è Pesaro capitale italiana della cultura, quindi ci sono tantissimi eventi culturali. Questo va a integrare, a dare quel valore aggiunto che serviva a Pesaro, era proprio quell'evento che mancava e che effettivamente ora sentiamo, anche perché abbiamo già sentito qualche speaker parlare e sento le persone dirmi ma che bello, è arrivato anche qui. Se ti dico la parola limite, che cosa ti viene in mente? A me, se penso alla parola limite, io in realtà penso a arricchimento, perché è vero che i limiti sono una divisione delle volte tra chi è dentro, chi è fuori, chi può farcela quasi e chi non può farcela, perché delle volte noi viviamo il limite, e lo dicevamo anche adesso, come diciamo una mancanza, delle volte un'assenza oppure un trasgredire, un divieto, ecco. Questa sera stiamo cercando di far capire alle persone, ma comunque stiamo arrivando anche nel binario del limite come opportunità, nel limite come andare ad alzare un po' quell'asticella del sentirsi delle volte bloccati in una vita solo perché c'è una difficoltà. Ecco, questa è la bellezza anche di questo TEDx, il fatto che noi qui questa sera stiamo comprendendo quanto i limiti sono delle occasioni per scoprire qualcosa in più e andare oltre. Allora Carlo, tu sei lo special guest di questa serata, secondo me. Allora, qual è questa sera? Ovviamente il titolo, come ha detto Paolo, è Limiti. Qual è secondo te un limite nella vita? Il limite nella vita è quello che abbiamo noi quando nasciamo, ce lo regalano. Siamo limitati, siamo soltanto per un po' in quel modo, poi si cresce, man mano che si cresce il limite aumenta. Non torniamo indietro, però facciamo una gran difficoltà ad andare avanti. E quando saremo arrivati all'età mia, che sarà vicino il viaggio senza ritorno, non avremo capito niente. La vita discreta non ci svela nessun segreto. Questo primo TEDx di Pesaro, TEDx Pantano, è stato un grande successo che ha registrato sin da subito un sold out. Noi ringraziamo ovviamente in primis Cristia Carbonari e Paolo Pagnini e ancora di più l'associazione Spazio Rosso APS per aver organizzato appunto questo primo evento live targato TED. Abbiamo ascoltato 10 relatori, ma soprattutto 10 speech da togliere il fiato. Una buona serata da Roberta da Rossini TV, alla prossima!